Ciao, bentornati, sono di nuovo io, Francesca. Voglio ancora raccontarvi ancora un'esperienza che ho vissuto sempre quando facevo la ragazza alla pari in Svezia, e questo riguarda specialmente il tema dell'alimentazione. Come ben sapete, noi italiani, avendo una cultura del cibo famosa in tutto il mondo, quando usciamo dall'Italia abbiamo un occhio abbastanza critico nei confronti degli altri paesi, delle altre culture, perché il nostro cibo ha appunto questa fama internazionale. Quindi io voglio un po' raccontare cosa sono andata incontro quando ho appunto vissuto in Svezia per 6 mesi. Allora, innanzitutto la prima cosa veramente diversa dall'Italia erano gli orari in cui io facevo pranzo e cena. La cosa che mi ha veramente sconvolto è stata la cena, perché nei paesi nordici, io includerei anche Inghilterra, Scozia, quindi paesi del nord Europa, mangiano alle 5:30, 5-6 e mezza. Questo per dire che facendo buio abbastanza presto d'inverno si mangia alle 5:30. Quindi quando mi hanno presentato la cena il primo giorno in cui sono atterrata, alle 5:30 io non avevo fame. È stato, diciamo, abbastanza imbarazzante, perché io appunto non avevo fame e loro mi avevano cucinato, insomma, per darmi la benvenuta, e quindi è stato, diciamo, ho mangiato, però è stato un po' difficile. Quindi la prima diversità in assoluto sono gli orari, che, diciamo, mi sono abituata abbastanza in fretta, perché poi si tratta di una prima settimana, seconda settimana, poi entri in quel giro e chiaramente hai fame alle 5:30. Questo perché il pranzo, appunto, lo fanno alle 11:30, mezzogiorno al massimo. E come pranzo non è un pranzo caldo, ma si tratta sempre di queste, diciamo, pranzi freddi. Anche in Svezia io direi che ci sono queste brochive, o comunque questa fetta di pane con sopra prosciutto, avocado e il salmone. Quindi sono pranzi freddi, per cui non ti riempiono abbastanza. Ecco perché poi alle 5:30 si ha fame. E poi chiaramente la domanda poi sorge spontanea: sì, però tu mangi alle 5:30, ma alle 8, alle 9 ti viene fame. Infatti loro cosa fanno? Hanno quello che chiamano bel mat. Praticamente è una sorta, mangiano, per dire, uno yogurt oppure i cereali con il latte. Diciamo che hanno questo spuntino, io lo chiamerei spuntino, cosa che noi facciamo invece alle 4:30, 5, o addirittura noi abbiamo la pericena, e quindi poi si sposta tutto più avanti. E vabbè, e questo la prima diversità. Seconda diversità abbastanza notevole per me è che nei paesi nordici l'ingrediente base della loro cucina è il burro. Quindi loro usano il burro come se non ci fosse un domani, per cui noi abbiamo come elemento base la pasta, il grana nel mio caso, loro hanno come elemento base il burro, quindi in tutte le cose loro mettono questo burro dappertutto. Quindi cucinano la carne, burro, pane e burro, cucinano poco volte la pasta, però sempre burro. Quindi io non ho mai visto una bottiglia d'olio, anche perché non è nella cultura, ma è anche molto difficile comprare un olio di ottima qualità, e poi comunque è anche caro. Quindi diciamo che non sono abituata, è dappertutto, è un po' come il prezzemolo. Un'altra diversità che ho appunto riscontrato: non hanno chiaramente una buona qualità di quello che è il pane. La Svezia, diciamo, è peggiore rispetto alla Norvegia. La Svezia ti vende il pane. Magari non, come dire, noi abbiamo, diciamo, in Italia va molto di più il pane bianco. Ho lasciato l'Italia 2 anni fa, non so se adesso il pane integrale è appunto la quotidiana alimentare, però appunto loro, diciamo, snobbano col pane bianco, chiamiamolo così, e prendono questo pane integrale, però chiaramente dentro c'è zucchero. Cioè io ho proprio guardato
i valori nutrizionali e c'è proprio lo zucchero. Cioè c'è una quantità veramente notevole di zucchero. Quindi praticamente tu mangi il pane, ma in realtà non è pane. Cioè sembra di mangiare... Per darvi un esempio abbastanza concreto, il pane degli hamburger. Il pane degli hamburger è un po' dolce. Ecco, quel genere di pane lì, però integrale. Quindi una cosa... non veramente diversa anche al gusto. È stata abbastanza dura per me. Io che sono amante della pasta del pane, è stata dura per me. Una cosa invece molto positiva, secondo me, dei paesi nordici sono i dolci. Sono buonissimi. Quindi io ho scoperto una vasta gamma di dolci tipici scandinavi. Non so, il cannelbolle. Una serie di dolci fatti con lo zucchero e la cannella, tanto burro, quindi buonissimi. La mia merenda per un periodo è stata quella, un po' perché appunto mi piacevano e un po' mi davano consolazione, perché comunque è difficile cambiare sia un posto ma anche le abitudini. Queste sono state, diciamo, le più grandi differenze che io appunto ho provato. Questo poi ha comportato anche, e non mi vergogno a dirlo, questo ha portato anche comunque un aumento di peso. Cioè io sono partita dall'Italia che ero 50 kg e ho fatto questo periodo di Svezia di 6 mesi che ne avevo presi 4, quindi ero 54. Non sono quei 4 kg che cambiano, però io mi ero resa conto, quindi cambiando le abitudini, cambiando il cibo. Allora, quando mi sono resa conto così, stavo bene, ma non mi piacevo, non perché dovevo essere chissà chi, però non mi piacevo, allora ho cominciato a fare un po' di attività, nel senso, ho sempre fatto attività, però l'ho fatto, diciamo, con più costanza, quindi mi sono iscritta in palestra, ho cominciato a fare le passeggiate, perché uno dei consigli che danno le persone che vivono in posti come la Svezia o la Norvegia è quella di fare le passeggiate, soprattutto nei periodi invernali aiuta per l'umore, perché essendo appunto così buio, la mancanza della luce ti porta a essere più stanco, meno voglia di fare le cose, per cui fare queste camminate quando c'è la luce aiuta. Quindi io avevo cominciato a uscire di più, andare spesso in bicicletta, fare appunto dei piccoli workout che mi hanno aiutato poi piano piano a ritornare un po' al mio peso iniziale. Ecco, chiaramente ci vuole costanza. E poi ho cercato di limitare quello che era il burro, quelli che erano le cose superflue, e quindi i dolci. Quindi mangiandoli magari non tutti i pomeriggi, ma appunto magari delle occasioni o magari una volta a settimana. Quindi cercare un attimo di limitarmi un po'. Vorrei tanto sapere anche da parte di altre au pair come loro hanno vissuto questo cambiamento alimentare, chiamiamolo così. Niente, questa era in breve la mia esperienza in Svezia da ragazza alla pari versus food, verso il cibo. Se volete potete lasciare dei commenti oppure potete andare sul mio profilo Instagram. Per chi non lo sapesse, io ne ho due, che uno diciamo riguarda più la vita di tutti i giorni e l'altro invece un po' più, diciamo, è professionale, perché come sapete io sono insegnante di ginnastica artistica in Norvegia e quindi è un profilo più che riguarda la ginnastica artistica. Però se siete curiosi anche di vedere quello che sto creando da quando sono qui, potete seguirmi anche su quel profilo, che è gym.coach.f. Invece l'altro profilo che uso tutti i giorni è signorina.f. Sì, ho anche il canale YouTube, l'ho appena aperto, per cui devo un attimo prenderci la mano, ma presto appunto ho altri video in programmazione. Io spero di essere stata utile, volevo appunto raccontarvi delle curiosità. A presto, un bacio.